Devo dire, ragazzi, che con l'ultima vittoria che abbiamo portato a casa mi ha rinfrescato, come quando hai sete, tanta sete, non bevi da tantissimo tempo, e ti fai un bel bicchierone di acqua e finalmente capisci cosa vuol dire essere vivo e star bene. In questa puntata qui probabilmente tenteremo di tagliare fuori Amerigo Vespucci e i suoi amici. Ma nessuno si rende conto che dovete prendere quel 3-3. E una volta fatto ciò, penso di, ma già immediatamente in contemporanea, poserò gli occhi sull'est dell'Europa. Tra l'altro, qua anche America adesso. Anche qui America. Cosa mi dice il mio amico qua? Dice: non è ancora il momento, Bradalai. Oh, skill 9 è veramente buono. Va tutti in si sente. Un dio in terra praticamente. I viola non hanno capito come funziona la larghezza del fronte. Che è meglio che si ammassino lì e difendano e facciano quello che devono fare. Chi è che vuole entrare? Ragazzi, cazzo, il Brasile. Cioè, parte così col botto là, sta avventura. Il Brasile vuole entrare. Secondo voi, quanti soldati avrà il Brasile? Dalle 21 alle 120 divisioni, non il massimo. Questo qui potrebbe essere una gran figata o una gran botta nel sedere. Nel senso che, vediamo, male che va, regaliamo il Sud America. E che io non ho ancora delle divisioni per il Sud America. Brasile è accettato troppo presto. Basta non invitarlo per ora. Al massimo perdiamo un po' la, come si dice, la possibilità, però piuttosto che andare là di disarmati senza sapere cosa fare, è che vorrei valutare un pochino. Forse se ho una spia libera che non fa un cazzo, posso provare a mandargliela e a scoprire un pochino come stanno messi. Giusto per vedere, per vedere se possono entrare nella nostra coalizione. Oh, è da questa mappa che mi toglie anche un po' il casino. Riusciamo a vedere la nostra avanzata. Vatutin però non capisce un bene amato cazzo di quello che deve fare. Perché li sta facendo spreadare? Vatutin, tieni il frizzati in quel punto lì che aggiriamo fast. Cioè, non è difficile, ve lo dico. Anche qui per dire una cazzata, no? No, no, vai qua. Sono gli accerchiamenti fatti con il cervello e non con il culo. Tutti gli americani non ce la fanno. Possono fare quello che vogliono, ma non ce la faranno contro di noi. Guarda che bello, stiamo sfondando su tutti i lati. Praticamente loro per riposizionare sono arrivati qui che sono stronzissimi. Fratatatata. Sì, la resistenza. Non dimmi la resistenza francese all'occupazione, ma davvero mi prendono per il culo. Cioè, li stiamo liberando i francesi, cosa vogliono? Cosa volete? Vi stiamo liberando praticamente. Martial law, ciao un po'. Io ti passo subito la voglia. Vabbè, dovrò prendere qualcuno in tal senso anche. E niente, signori, diciamo. Pacca cane, quanta roba. Diciamo che ci riaggiorniamo appena penso di aver fatto. Ok, vediamo. Si apre l'Asian section. Ci vuole far passare un giorno. Un bel po' perché sono solo le 5. Oh, guardate qui de avanzamento. Li abbiamo tagliati fuori. Ma tutti. I sete che de fa. Niente. Non comprende. Non comprende cosa vuol dire andare avanti. Cos'è che sto guardando? Ah sì. Le spie. Adesso che mi si è aperta la sessione cinese. Asiatica. Cos'è che posso. Ci sono delle spie asiatiche o qualcosa del genere? Non mi vedi di che cazzo faccio ad aprire una sessione asiatica. Recruit in Asia. Ah, posso reclutare così. Ok, ho cliccato. E dovrebbe darmi. Oh, vedete? Wano Mai Shimizu. Che ora è qua?
Ah, cazzo, così mi fa prendere direttamente dove voglio. Nice. E la signora cosa sa fare? Una beata vergine. Ma bellissimo. Mandiamola subito a infiltrarsi. Make resistance contact. Ma sì, dai. Prendiamoci il gioco un po' più difficile a caso. Perché ci piace. Allora, chi è che possiamo anche assegnare che non sto facendo niente? Lui qua. Buono. E niente, niente, vediamo quando ci saranno un po' di aggiornamenti, quando succederà qualcosa di bello, insomma. Vedremo. E niente, è proprio il Brasile che si lancia e vuole infilarsi in questa faccenda qua. Io penso che dopo che abbiamo parato fuori dai coglioni qui i nostri amici americani, possiamo anche mandargli delle truppe là sotto. Proprio queste qua, magari. Proprio quel template qua lo modifico con i logistic che gli fanno consumare di meno. Quindi sì, vai. Il Giappone, il Brasile decide di entrare nel Comintern, farà quindi esplodere una guerra schifosamente grossa. Questo qua lo possiamo richiamare all'ordine. Se stai lì, non cambia niente. Non so, la loro situazione qui non è certamente la migliore, mi aspettavo qualcosa di meglio, più che altro perché sono in guerra col nord, non con il sud. Quindi dovranno spostare un cifro di persone. Chi è che vuole entrare anche? Of Jamaica. Cioè, questa qua è Jamaica, giusto? No, questa. Sì, no. Invite in faction. Boh, la Jamaica e il Brasile. Cioè, se non vogliono entrare nella nostra fazione. Ecco qua. Hanno una divisione che protegge. Spero sia solo un porto e non ce ne siano due, perché sennò verrete presto. Tanto vediamo le loro truppe. Sì, sono amico. Vabbè, io fossi in loro, spererei che la nostra. Ho fatto partire l'offensiva anche qui dei nostri alpini. Che l'offensiva sia molto buona, perché così possiamo mandargli degli aiuti faster. Tanto qua stiamo massacrando tutto quello che sia possibilmente massacrabile. Sì, non vedo come. Abbiamo anche delle fabbriche in più. Perfetto, guardate, abbiamo giusto giusto i viola che possono essere utili in una determinata maniera. Qua è tutto verde, qua si avanza. Diciamo addio agli americani dal suolo europeo, per piacere. Per quanto riguarda qua, abbiamo ancora problemi. Lì non ci posso fare niente in Mongolia perché i mongoli non mi danno accesso alle loro. Non mi fanno costruire. Qua però io sto maxando tutto quello che è possibile maxare e dovrò riparare anche un sacco di roba a quanto pare. Cos'è che c'è qua? Ho detto cominciate quando. Ah, seleziona un target per la resistance in Corea. Vai. Corea. Commenso. Siamo sotto un pochino di fucili. Qui forse gli ridò un po' di cose. E poi. Oh, così. Andiamo via così. Un po' di light tank ancora. Giusto per così c'è, per star bene. E in più studiamoci un po' il cipher di questi americani. Quando sarà, ci verrà utile. E niente, lasciamo andare avanti l'attacco, lasciamo andare avanti, lasciamo che la nostra gente massacri i dannati americani che hanno aiutato i tedeschi e che quindi mi stanno facendo venire due coglioni giganti per il semplice fatto che adesso devo occuparmi anche di loro, che prima mi sarei occupato solamente invece dello Stress of Front. E volendo ancora, se lo Stress of Front si fosse fatto i cazzi loro, mi sarei occupato di niente. Ah, ci vuole veramente tanto, siamo un anno avanti. Va bene, iniziamo però a mettere giù i reattori, dai. Dov'è che si è. Beh, reattore, qua. Dei bei reattori qui a nord, che non hanno mai fatto male a nessuno. Non so adesso sulla mappa dove c'è Chernobyl, ragazzi, ma no. Non lo metterò lì. Ah, è un piacere, è un piacere, è un piacere. Dopo tutta la fatica che abbiamo fatto, vedere i nostri generali che guardateli, se li. Vai.
passano in mezzo gli americani proprio così, faster. Ma non lasciamo, non lasciamo che i nostri uomini non facciano niente. Mettiamoli e diamogli un piano. Diamogli un obiettivo, facciamogli fare qualcosa. Qua c'è l'alt. Gli americani dicono no. Tranne alla nostra divisione, quella quel cazzo gigante, che lei dice sì, perché è lei che decide. Praticamente. Qui la loro incapacità di saper tenere un fronte diventa sempre più palese e mi fa anche paura, perché queste macchie cosa sarebbero? Scusate, vorrei proprio capire. Controllato dagli iraniani. E che scelta è? Vabbè. Che parte? Oh, che bello. Voglio darmi un po' di small arms i rumeni, perché siamo sotto 2004, eh. Vabbè. Ovviamente un po' di gente la perdiamo. I miei aerei si stanno comportando bene? No. Dovete spostarvi e andare qua. E se non ci arrivate per qualche assurdo, astruso motivo, potete tranquillamente venire qua a Parigi, che di spazio ce n'è. Eccoci. Oh, vedete, quando arrivano gli aerei diventa tutto più facile. Andiamo a bombardare un po' là. Buono. Logistic Company 2, tra l'altro. Cos'è questo? Oh, la Union, la Britannia of Union richiede supporto per il loro garrison. Gli diamo 1 milione di soldati russi. Va bene? 1 milione gli diamo di soldati russi. Perché così sei a posto, ok? Vediamo. Magari non ha più soldati. Ah, no, hanno pochi uomini. 1 milione di uomini per il garrison. Dovremmo averli sistemati. Noi possiamo fare questo: dare uomini per il garrison. Io andrei avanti con un po' tutto un po' random qua. Niente, vabbè, vediamo tra un po' come evolve ancora di nuovo la situazione. Pian piano vedete la mappa che viene mangiata tipo Pac-Man. Cioè, io non mi sto facendo i cazzi miei, no? E la Latvia mi manda le spie. Ecco. Cioè, tra l'altro l'avevamo appena catturata sta tizia qua. Cioè, è allucinante quello che è appena successo. Io, poco prima di far ripartire il video al taglio, l'avevo fatto entrare un double agent per noi. Gliel'abbiamo rimandata, ce l'hanno rimandata qua immediatamente, l'abbiamo ricatturata. Io non ho parole. Io non ho parole. Sono così piccolini, guarda, non vi attacco. Vi tengo lì come se foste una piccola isola nel niente, come anche la Svizzera, che non durerà tantissimo quando avremo finito qua. Sì, l'indipendenza della Francia. Guarda, ti userò come pretesto per attaccare i francesi, se caso. È allucinante, no? Loro sono lì piccolini, cos'è che decide di fare questo tizio qua? Vabbè, potrei andare a infastidire la Russia, voglio dire. Qual è la cosa peggiore che può succedere? Non lo so, prova a immaginartelo, cosa cazzo è che può succedere al peggio, porca puttana. Fia, ma bisogna essere stupidi, né, comunque. Cioè, fai a farti il Lord, tu. È così, non so bene. Lo vedranno loro. Ovviamente i francesi sono ribelli come non mai. Però, come vedete, l'avanzata va che è bellissimo. È bellissimo. Non si può dire niente. Anche Vatutin sta facendo quello che deve fare. Su qua magari si sono un po' incagnati con le cose. Vedete, sono un po' incagnatini, ma basta ridargli un po' di spazio e pushare come i maiali e ce la si fa. Sì, anche la cavalleria, diciamoglielo. Potete riprendere fino a qua, fate. Andatevi al piano. Overrun addirittura. Beh, qui non è che c'è più molto. E quindi, signori, in questa puntata libereremo la Francia dai francesi e dagli americani. Quindi una doppia vittoria, praticamente. In tal senso. No, tienitela. Cioè, mi darà una divisione giusto per averci in mezzo i coglioni. Puoi tenertela tranquillamente. Io della metà sono
Sto meglio da solo. Oh, abbiamo nuovi porti, signori. Nuovi porti. Abbiamo acquisito nuovi porti, in effetti. E la nostra flotta. La nostra flotta di sottomarini diventerà sempre più potente. Viene praticamente pestata da tutti sempre. Non ho più idea neanche di avere. Guardate, di quelle che avevamo fatto operare, ne erano rimaste. Ne sono morti un casino quei sottomarini lì. Ho continuato a mandargliene dentro a morire. Non... Grazie, grazie. Noi vi diamo un milione di russi che vi tengono a posto le zone, voi ci date gli oggetti e a noi va bene. Diamo via gli uomini per degli oggetti. È esattamente quello che mi piace. Sì, qua abbiamo X problemi dove X sono i rifornimenti perché questi cretini continuano a riempire di truppe qua. Ecco, cioè adesso vogliamo parlarne? No, perché? Penso che attaccherò qua. Quindi così. Come conquista direi che fino a qua va bene. So che sembra tanto, ma secondo me ce la fanno. Easy peasy questi qua. Tutto sta a vedere se riesce a tenerli sulla infrastruttura. È l'unica roba che stavo pompando comunque, quindi dovrebbe essere a posto. Dai, dai, fate giù gli ultimi che sono rimasti. Non voglio più avere tra le palle sti americani. Dai, gli spagnoli, guardate gli spagnoli. Ah, forse li abbiamo fatti indietreggiare un pochino, quindi stiamo recuperando comunque il territorio degli spagnoli. Le mie truppe che avevo qua. Voi tre attaccate qua. Voi due attaccate qua. Tu attacchi qua. E poi le truppe le ho finite, quindi buono. Li squisciamo. Questo è un sandwich di americani, signori. Guardate che bello. Non so se ne avete mai visto uno in vita vostra, ma guardate. Un sandwich di americani. E qui in alto, più o meno, un altro... Cosa sta succedendo? Lag. Questo qua è un altro sandwich, questo qua. Guarda qua, che bello. Abbiamo delle truppe? Un Katyusha. Interessante, questo qua solo 22 uomini. Com'è ne solo 22? Non è più... Ok, no, giusto, giusto. Questo qua è quello con... Ah, 1, 2... 3 Katyusha, 4 Katyusha, 4 Katyusha, bastano. 7 divisioni fighe, 7 normali e 6 alpini. Non è un buon mix di uomini. Questi Katyusha qua io glieli darei a lui per ora. Che tanto qua è finita la storia. Sto aspettando giusto... Perfetto, perfetto, perfettissimo. Solo aspettando che li buttino fuori da qui e chiudiamo questa faccenda una volta per todos. Dai, dai, entrate a Brest. Si mandano i rinforzi uno con l'altro. Ma non è che può durare all'infinito qualcosa qua. Qui abbiamo chiuso il primo sandwichino. Io direi di fare una roba del genere. Dai ragazzi, però camminate. Oh, siamo entrati a Brest, quindi ha pure lo Stresa Front che tenta di entrare lì. Perfetto. Buono. Allora, possiamo quasi dire... Anzi, facciamo così. L'Europa è stata pulita dai nemici del Comintern. Guardate che bello qua. Ogni tanto ci sono questi... Pezzettini rossi, ma tanto qua con, non so bene cosa ho premuto, ma gli ho mandato tanti soldati che entrano, uno a scavezzacollo dell'altro, e alla fine. Quindi buono, siamo a posto. Comintern ha preso tutto. Ci serve di andare a parlare con lo Stresa Front. Qui. Questa qua è andata più o meno come la guerra, ma alla fine il Giappone ha fatto la cazzata. E noi saltiamo dentro per fargli capire che a noi certe cazzate non piacciono. Vediamo se qualcun altro sta soffrendo. No, solo qua c'è un po' di sofferenza, ma c'è anche degli overrun.
pesanti. Vediamo. Oh, verranno. Gli americani quanto avranno perso, secondo voi? Erano 4 milioni e 8, 6 milioni, madonna, 2 milioni di soldati hanno perso lì dentro. E hanno ancora più manpower di noi schierato in... No, non è vero, è una cazzata. Queste sono le perdite, 9 milioni di perdite contro 5. Buono, se vedete è iniziato l'esodo. Gli inglesi stanno iniziando a mandare qua. Io non so se vogliamo salire dal Messico, sarebbe anche un'opzione. Abbiamo... Orca puttana. Sì, ma ragazzi, non tiene il... No, a noi ci serve... Ci serve di fare invasioni navali. Ma sapete cosa? Io mi preoccupo dello Stresa Front prima. Poi dopo ne parliamo di quello che è. Quindi qua... A me dà il cazzo però che loro possono attraversare dall'India e l'India non venga chiamata dentro in sto scontro qua, ne? Se io dichiarassi guerra all'India direttamente, oh, faccio anche prima partire dalle truppe, hai visto come siamo messi con i rifornimenti, direi che mando... Anzi, qua ci penso un po', signori, perché c'è da capire che cazzo sarò a fare. BRB. Oh, signore, un po' di tempo è passato e quello che è successo è successo. Allora, qui il Comintern sta spostando svariate truppe per i cazzi loro, pronti per attaccare i nemici della fede, eccetera, eccetera. Noi, a me dà il cazzo che il Kingdom fa Iraq qua, quello che è, fa finta di niente, fa il vago. Oh, Charlie Chaplin stronzo. E adesso mando anche solo la cavalleria. Secondo me quando gli dichiariamo guerra questi entrano. E in più io mi sono rotto i coglioni dell'India, perché mando i supply palesemente qui sopra questi qua. E noi non ci possiamo fare una beata vergine. E siamo tutti out of supply come le merde. Per il semplice fatto che infatti supply status 33%, quindi praticamente schifo. No, noi dichiareremo guerra all'India. Noi signori dichiareremo guerra all'India e da qua sotto partiremo e saliremo. Ovviamente anche questi qui sono a uno sputo di coso. Justify War Goal. Perché? Ma come? Per qualsiasi motivo, perché mi state sul cazzo. Cancel non aggression pact. Send. Anzi, vediamo se vengono tirati dentro. Magari era quello che... Ah, ecco. Justify War Goal. Rajasthan, no, cos'è sto posto qua? Minchiorre. Questo. Vai. L'India alla fin fine sta con lo Stresa Fronte. Scusatemi, gli passa i rifornimenti e non vedo perché non doverlo attaccare. È l'unica soluzione che abbiamo. Qui tra l'altro ci stiamo preparando a partire. Qualche cazzo succede? Ma ci stanno affondando un po' di navi a noi. Avremmo perso dei soldati. Non ancora, ma può darsi che li perderemo in futuro. No. E in più, giusto qui, qua avrò messo un quantitativo di aerei insopportabile. Oh, per ora questi mi stanno qua e non mi interessa. Questi 680 caccia. 680 caccia, diciamo. Questi 200 vengono qua. Insieme a 60-48, mettiamoli assieme che non ha senso tenerli divisi. Non sono lo stesso tipo. Ah no, non sono lo stesso tipo. Ah, questi qua. Buono. Anche voi andate qua e poi ci prepariamo a bombardarli come se ci fossero domani. Sto costruendo altre parti di aeroporto che dovrebbero venire pronte a breve, quindi non ci dovrebbe neanche essere il problema del... stiamo andando degli aerei in un posto dove non c'è abbastanza spazio. Ovviamente supereranno il limite, infatti. Vediamo anche la military police, stiamo aumentando, che va benissimo perché deve tenere ferma la Francia. E quello che è. Comunque, fatto sta che adesso appena l'India viene pronta, noi partiamo, loro possono mettere qui, guardate. Possono mettere qui quante truppe vogliono. Vecchio, il piano deve essere flash, ok? Flash, cioè voglio vedere che schizzi con queste 22 divisioni ovunque. Ma no, ti fotti, continui a mandargli le cose qua. Non voglio neanche le tue truppe, grazie.
Tenetevele le vostre stupide truppe. E anzi, diciamo che chiudiamo qui la puntata. Questo è quello che succederà alla prossima puntata. Inizierà l'offensiva, praticamente in quello che non è più lo Stress Front, ma è la sfera di Co Prosperity che c'è di solito del Giappone. Perché se la guardiamo è quella alla fin fine. Quindi, signori, questa sera, oggi quando sarà, vi saluto e alla prossima.